finisce 4-0 la gara del Caprarese tra lo Spoltore e la Miternina, fresca vincitrice della Coppa Italia di categoria. Si comincia subito con i padroni di casa che partono con il piede sull'acceleratore, 50 secondi e Grassi, autentico mattatore della partita, su spunto di Dipenti ma c'entra il palo. Al terzo minuto risponde la Miternina ma la sua conclusione termina sul fondo. Questa sarà l'unica azione del primo tempo degli ospiti. Al 12° ci prova ancora Grassi ma il suo sinistro termina sul fondo. 16° occasionissima Spoltore, Titi Sanz lanciato da Di Camillo si fa ipnotizzare da Rossetti. 28° Grassi porta in vantaggio lo Spoltore ma il gol viene annullato per una posizione irregolare dello stesso numero 7. 29° nuovo lancia Grassi che solo davanti a Rossetti si fa smorzare la conclusione. Stessa sorte per Cabanes dopo 2 minuti. Nuovo doppio intervento del numero 1 ospite al 44°. Prima sulla conclusione di Cabanes destinata all'incrocio dei pali e poi su Titi Sanz. Passano appena 60 secondi e lo Spoltore passa in vantaggio. Conclusione di Dintino, respinto, manco a dirlo da Rossetti, ma la palla finisce sulla testa di Grassi che di testa insacca e fa 1-0. Nella ripresa Vincenzino Angelone manda in campo Santi Rocco per cercare di dare una scossa ai suoi ed è proprio il centravanti ospite ad impegnare De Torre dopo 4 minuti. Al 56° lo Spoltore rimane in 10, il direttore di gara Giorgio Danilo Di Vasto reputa come simulazione questa caduta in area di Filippo Di Pentima. Secondo giallo ed espulsione per il numero 11. Passano appena 6 minuti e si ristabilisce la parità numerica in campo. Fallo di Domenico su uno scatenato Gobbo, secondo giallo e calcio di rigore. Dal dischetto il capitano Di Camillo fa 2-0. Al 72° colpo di testa di nuovo respinto sulla linea. Passano 5 minuti e Facecchia ha la palla buona per accorciare le distanze, ma la sua conclusione termina sul fondo. All'88° secondo rigore della giornata, per un fallo di mani di un difensore ospite su una conclusione di Grassi. Dal dischetto lo stesso sindaco firma il 3-0 e la sua doppietta personale. All'85° c'è gloria anche per il neo entrato Aldo Pompa che servito da buona fortuna fa 4-0. Primo gol stagionale per il centrocampista alla sua 8ª stagione con la maglia dello Spoltore. E la gara si conclude al 92° su questa conclusione di Santi Rocco. E le immagini montate da Marco Maselli si concludono qui ed ora la parola ai due allenatori. Mister Angelone, mercoledì una bellissima vittoria, forse oggi avete pagato anche lo sforzo della partita infrasettimanale. Probabilmente sì, ma assolutamente non era scusante, perché siamo in primo tempo l'abbiamo disputato bene, siamo stati bene in campo, abbiamo preso gol all'ultimo minuto di recupero del primo tempo, con una punizione da una posizione da rivedere al momento del gol perché i miei mi dicono che era fuori gioco. Poi nel secondo tempo è stato espulso uno di loro e là potevamo gestire meglio la partita e le fatiche, solo che subito dopo c'è stata l'espulsione, il rigore clamoroso dato contro di noi, è una cosa inguardabile la decisione che ha preso l'arbitro oggi e là abbiamo preso il secondo gol e siamo rimasti indietro 10 pure noi, poi non avevamo più le forze per poter fare la partita, in contropiede abbiamo preso il terzo e il quarto gol. Benissimo, grazie mille. Mister Donato Ronci, un 4-0 che la soddisfa, vi rilancia e adesso bisogna dare continuità.
Eh sì, adesso bisogna continuare a vincere, sperando di continuare a farlo. L'atteggiamento oggi era quello giusto, volevamo vincere a tutti i costi. I ragazzi hanno fatto una bella gara, non era facile perché comunque la Minternina è stata in partita, diciamo, quasi per tutta la gara. E quindi noi abbiamo avuto il merito di creare tanto il primo tempo e di concretizzare veramente poco per quanto creato. Poi il secondo tempo purtroppo sono state delle situazioni e rivedremo, ma alla fine siamo stati bravi a non innervosirci e a rimanere sereni, tranquilli e a vincere una bella partita. Adesso bisogna curare questo mal di trasferta? Sì, ma meno male che finalmente sono finiti tutti i campi bruttissimi, quelli in erba rovinati. Noi purtroppo facciamo tanta fatica quando giochiamo su campi dove i valori tecnici si annullano, e quindi adesso sono rimasti praticamente tutti i campi sintetici da qui alla fine. Per noi questo è un vantaggio importante. Grazie mille.